Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette in salsa di funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono, per le polpette, tritato di carne, pan grattato, prezzemolo, sale, pepe, uova, parmigiano e pecorino. Per la salsa di funghi, funghi, vino bianco, parmigiano, amido di mais, aglio, burro, sale, pepe e panna da cucina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il prezzemolo. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il tritato, le uova, il pecorino, il sale, il pepe e il pan grattato. Ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 5. Formare le polpette e posizionarle su una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo irrorate con un filo d'olio, adesso le cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti, oppure è possibile friggere in abbondante olio caldo. Senza lavare il boccale, preparare la salsa e mettere il burro e l'aglio e cuocere per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere i funghi. E cuocere per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco e l'amido. Ed azionare il bimby per 4 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il pepe, il sale, la panna. E il parmigiano. Amalgamare con la spatola e cuocere per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. La salsa è pronta, versare sulle polpette, lasciare riposare qualche minuto e servire. Polpette in salsa di funghi. Grazie e alla prossima ricetta!